Da quanto servono queste manifestazioni in questo territorio? Servono tantissimo, anche perché sono delle manifestazioni che dimostrano che Taurianova è un'altra, non quella che continuano, per anni hanno continuato a dipingere, assolutamente. Mi spiace perché ancora forse non si è colto da parte delle grandi testate giornalistiche e televisive, ma devo compiacermi con voi perché siete sempre presente ed è importante, perché credo che sia giunta l'ora davvero di valorizzare la cultura, valorizzare le potenzialità che ci sono. Il fatto che ci sia un richiamo internazionale non è una cosa di poco conto. Devo complimentarmi con l'associazione Amici del Palco, ma con tutta anche la consulta delle associazioni, le collaborazioni che ci sono state. Effettivamente, quando la consulta delle associazioni è nata, c'è stata anche qualche critica, perché si pensava che fosse una sede di aspettative elettorali. Assolutamente, la consulta ha delle finalità culturali e lo sta dimostrando, quindi davvero bene, finalmente pagine belle di Taurianova. Qualche opera l'ha vista già? Sì, ho visto, credo che anche per la giuria ci sia l'imbarazzo della scelta, perché effettivamente ogni opera poi ha il suo stile, ha le sue motivazioni anche da parte del Madonnaro o della Madonnara autore o autrice, e quindi veramente belle, anzi meno male che c'è il servizio fotografico, perché altrimenti pensare che queste opere così belle da domani, dopodomani non ci saranno più, sarebbe veramente un peccato. Sindaco, sei dato via al terzo concorso internazionale dei Madonnari Città di Taurianova, un orgoglio per Taurianova. Sì, è un orgoglio questa iniziativa, proprio perché arricchisce questa comunità, l'arricchisce con questi artisti internazionali che vengono da tutto il mondo a disegnare quest'anno il tema La Madonna nel Rinascimento. Io un ringraziamento lo faccio in particolare agli Amici del Palco che organizzano questa iniziativa già al terzo anno e danno lustro a questa comunità. Ringrazio anche la stampa positiva, la stampa che parla bene, anche a voi e Graziano Tomarchio, perché questo deve essere il messaggio che noi lanciamo fuori e che vogliamo lanciare fuori, e lo lanciamo bene solo grazie anche alla vostra collaborazione. Quindi io invito tutti i cittadini dell'area metropolitana, turisti, a venire in questi due giorni a Taurianova a godersi anche loro e non solo, a godersi queste bellissime opere, quest'arte effimera che, come ho detto prima, questa è la cultura è anche arte, e l'arte arricchisce e fa crescere una comunità. Oggi Torino è una Torino diversa, una Torino che a volte è elencata come etichettata paese di 'ndrangheta, oggi non è quella. Non solo oggi però, cioè Taurianova è tant'altro, purtroppo ci portiamo dietro anche ormai dei slogan che non sono positivi, ma che, ripeto, questa gente merita di tutto per farli uscire fuori e far vedere che Taurianova è tutt'altro, è anche tutt'altro. Altre manifestazioni a Taurianova? Taurianova sarà parte da oggi fino al 9 settembre con tantissime altre iniziative. Parlo della musica sott'olio, la festa dell'arte pasticcera giorno 12, lo Street Food Village, una 3 giorni organizzata dall'associazione Parallelo 38, la festa della montagna, un Bitu giorno 29. Quindi da qui al 9 settembre a Taurianova ogni sera ci sarà qualcosa che arricchirà questa comunità. Possiamo dire restate a Taurianova. Restate a Taurianova, oppure venite anche a Taurianova. Da oggi che cammina avanti e indietro, quanti chilometri ha fatto? Oggi penso almeno 12.000 passi, perché mi li conta il cellulare, ma ho fatto 500 chilometri, bravi gli organizzatori, anche il comune, e gli artisti sono bravi a prescindere in quanto artisti.